commercio di Brescia non mostra ancora segni di ripresa, nonostante si parli di ripresa dei consumi e di altri indicatori positivi nella nostra realtà, il saldo fra nuove attività e attività che cessano è ancora purtroppo negativo, e questo delinea una trend che prosegue e sta proseguendo da molti anni. In particolare il settore degli alimentari e quello degli ambulanti sembrano in crisi maggiore rispetto ad altri. Beh, probabilmente anche il settore dell'abbigliamento risente anche lui di difficoltà. Gli alimentari hanno certamente avuto molte cessazioni, che anche queste proseguono da anni, e il commercio ambulante è con saldo negativo, ma paradossalmente in controtendenza rispetto ad altre realtà anche di natura regionale che invece presentano un saldo attivo. Quindi il dato è molto bresciano. L'unico segno positivo che si vede è quello legato al commercio elettronico, ancorché caratterizzato da numeri molto piccoli. Ogni attività che inizia, due cessano. Questo evidentemente è il segno di un trend che è ancora importante, un trend negativo che è ancora importante e rilevante. È per questo che noi abbiamo ritenuto di dover lanciare un po' questo warning verso la pubblica amministrazione in primo luogo, ma anche verso l'opinione pubblica, perché talvolta i dati che vengono presentati non rispecchiano l'esatta situazione del nostro settore, del settore commerciale. È vero, come si dice, che il commercio probabilmente è entrato dopo nella crisi rispetto agli altri settori e per l'effetto di trascinamento ne uscirà dopo, però al momento noi grandi luci non ne vediamo ancora. Quali strategie si potrebbero usare? In primo luogo la consapevolezza che il commercio nelle città è strategico e importante, e quindi le amministrazioni dovrebbero considerarlo non solo come un fatto economico che è, ma anche come un fattore importante di rivitalizzazione e di sostegno, evitando di comprimere le opportunità di accesso verso i centri, verso le città, magari favorendo la realizzazione di poli commerciali esterni che evidentemente sono un gravissimo problema concorrenziale. Quindi attenzione alla rete distributiva piccola e media, attenzione al ruolo di aggregazione a questo tessuto connettivo che è espresso dal commercio nelle sue varie articolazioni, e quindi sostegno il più possibile all'attività di queste imprese.